festeggiamo il compleanno di Aung San Suu Kyi. Ne approfittiamo per fare degli auguri, per passare una serata insieme, una serata che è di riflessione, di scambio di idee, di approfondimento e di conoscenza di quel meraviglioso popolo che è il popolo birmano. Ho avuto la fortuna di andare in Birmania tanti anni fa e ho portato e porto nel cuore alcune memorie, alcuni ricordi molto belli. C'è stato una bagaglia, una volta certamente non dimenticherà più, quella selva, quella moltitudine di pagode che raccontano una storia che in qualche modo è logorata, ha vissuto la frizione, forse anche per alcuni aspetti il conflitto col tempo, ma però rimangono con la bellezza di quel loro che il tramonto riprende tutti i suoi colori. Organizzazione riconosce il Don Valentino, mi ha mandato una riconoscenza, sì, per questo ricordo, posso consegnarvi con grazie, grande piacere. Da mettere a tavola a Parma una serie di amici, però questo ci dice qualcosa su questo pianeta, sul fatto che in questo momento tutti noi siamo intimamente connessi, tutti noi viviamo una vicenda che è una vicenda unica. È molto bello il fatto che siamo qui a festeggiare una persona così lontana, è molto bello che la sentiamo così vicina. Mi piace ricordare appena una frase del suo bellissimo discorso che vi invito ad andare a leggere sul sito perché è veramente meraviglioso. La casa è il luogo dove ti senti sicuro e io mi sento sicura a Parma. Grazie di avermi dato una casa qui. Ci vuole un eccezionale silenzio. Non contavo, non pensavo di poterci essere, quindi un regalo che viene dalla Birmania, anche questo. Nella vita si contano soprattutto i momenti in cui si rimane senza respiro. Va bene, a me la Birmania e a Aung San Suu Kyi mi hanno lasciato senza respiro. E quindi nel senso vero, bellissimo, meraviglioso, per il paese, per il popolo che ho conosciuto e qui so che ci sono degli amici birmani e per me è una cosa meraviglioso, Lina, so che adesso è una cosa incredibile veramente, proprio vedere i birmani qua. Penso che siate oggi, da oggi un po' tutti birmani anche voi. Grazie, grazie. Qual è attualmente la situazione in Birmania anche per le fonti di prima mano che puoi avere? Situazione molto complicata. Molto difficile, ma molto chiara nella sua sfida. Un popolo che esce da 50 anni di dittatura militare feroce, con enormi sofferenze, molti martiri, e il movimento fondato nell'agosto del 1988 da Aung San Suu Kyi e da altri amici, la Lega Nazionale per la Democrazia, nel pieno della rivolta degli studenti che ha avuto migliaia di morti. Come sapete lei era arrivata lì, aveva poco più di 40 anni, aveva la sua famiglia a Londra, nel capezzale della madre, pensava di rimanere lì 15 giorni, ci è rimasta per tutta la vita. E quando il 26 di agosto del 1988 lei ha tenuto il suo primo discorso politico della sua vita, non se lo sarebbe mai aspettato. Davanti alla spianata della pagoda di Svendagon, che trovate qui, quella dorata, la più bella dell'Asia,
con almeno 500.000 o forse più di persone, ma lì c'era anche il marito e il figlio, arrivati lì, ancora potevano vederla. Lei ha preso in mano il destino del suo paese e del suo popolo e si è identificata con la sofferenza del suo popolo e ha deciso, ricordando anche suo padre Aung San, ucciso a 32 anni, lui che era stato l'eroe della indipendenza della Birmania, aveva fondato l'esercito, ucciso da una congiura, era capo del governo. Lei ha preso in mano l'eredità di suo padre e di sua madre, che è stata la prima donna ministro del welfare negli anni immediatamente successivi all'ultima guerra. E hanno capito che lei raccoglieva la grande forza per la libertà e per la democrazia di quegli anni. Lei è stata liberata dopo molti anni di arresti nel 2010. Nel 2012, primo di aprile, è stata eletta parlamentare in elezioni suppletive. Adesso in Parlamento capo dell'opposizione, è leader del cambiamento democratico. Attorno a lei c'è non soltanto la Lega, ma ci sono altri movimenti come Generazione 88. Lei mantiene la sua coerenza per il cambiamento della situazione politica in Germania. Condizioni sono durissime, sono queste. Noi stiamo stasera festeggiando il compleanno di Aung San Suu Kyi, che è nostra concittadina, che è amica, che è una persona che è ormai dentro la nostra vita con la sua grandezza e con la sua semplicità. Mentre noi siamo qui stasera insieme, bene, lei sta vivendo una battaglia durissima. Fa continuamente campagna elettorale andando ovunque nei villaggi, incontrando la gente, si inchina davanti ai monaci, davanti agli anziani, parla ai giovani. Quando io penso che noi siamo qui questa sera, con queste ragioni di grande amicizia, e lei ha da affrontare delle questioni così grandi e lo fa con una disponibilità e con una semplicità anche a stare con la gente continuamente, ecco, mi fa pensare che lì c'è un luogo, ci sono delle persone che non solo hanno pagato per la libertà e per la democrazia, ma stanno avendo una grande fiducia nella libertà e nella democrazia e la stanno vivendo contando sulle loro persone. Vorrei leggere alcune parole dette dal padre della signora, il generale Aung San, prima in birmano, dopo proverò a tradurre in italiano. E in breve, Nengayi, Nengayi sura, Lurai Nieni de Duwam, Toshamu de Mashie, Lurai Haku de Chinyare, Dilo Josara, Nengayi Lukonai. Vuole dire, la politica non è niente da speciale, è semplicemente la nostra quotidianità. Tutti vorrebbe migliorare e ognuno cerca di farlo come si può. Quindi la politica non è solo per pochi, tutti devono partecipare e dare il loro contributo. Ringrazio tanto la senatrice Albertina Soliani e tanti auguri anche a professor Giuseppe Mappelli. Molti auguri da Aung San Suu Kyi e al popolo birmano.